sacrificarsi a turno da parte di Ravanelli, Vialli, un po' meno forse del... Ancora Cotta. Raddoppio di marcatura, ma c'è anche il bel dribbling. La respinta Vanelli. Di Torri. Mette giù il pallone di Kaut. Okocha, colpo di tacco. La respinta di Kohler. Batti e ribatti, spazi. Allora è stato da Deschamps. Ancora Okocha. Di esterno molto bene, in profondità. Attenzione, la respinta di Peruzzi. Di Furco, viene avanti, spalleggiato da Okocha. Ecco il controllo del nigeriano. Raddoppio di marcatura, Carrera, Kohler, ma se ne va via Okocha. Un pallone buono e la respinta, la deviazione di Sousa. Poi Sousa reclama. Nigeriano, che è l'unico che può far qualcosa di pericoloso per la Juventus. Poi ha messo dietro la palla e meno male che Paolo Sousa è arrivato a buttare in calcio d'angolo. Giocatori della difesa dell'Eintracht. Weber, superato Marocchi, Okocha. Adesso c'è Porrini su di lui, tenta di scavalcarlo, pallone fuori. Primo tempo, vista la situazione di vantaggio, ma è molto bravo questo Weber sulla sinistra. Okocha, possibilità di tiro, parte, ribattuto. Ancora Komlenovic, il pallonetto, Okocha in area, Okocha, il tiro, e la palla è fuori. E si è salvato la Juventus. Deve venire su insieme a tutti gli altri, eccolo lì. Infatti Kohler aveva alzato il braccio perché riteneva non ci fosse più nessuno dietro. Certo, lì sono 5 metri. Di Dijkhout, poi Kohler su Okocha. Ancora l'avanzata di Komlenovic. Okocha. Altra bella giocata, vediamo se riesce. Dall'altra parte per Weber. Okocha affrontato da Kohler. La partenza di Okocha. Sembra un po' Aprilia in questi movimenti. Ancora Okocha. Prova la linea di fondo, il cross. Pallone alzato da Porrini, ma intanto il gioco è stato fermato. È stato anche bravo Kohler con un po' di mestiere a impedirgli di raggiungere la palla perché lo ha bloccato, ecco, all'indipendente. Gli ha messo su il gomito e gli ha impedito di raggiungere la palla. Adesso affrontato da Ravanelli. Okocha, bellissimo questo assist per Weber. Attenzione al cross, il piede non è morbido. Come il pallone al 27esimo del secondo tempo, sempre 1-0 per la Juventus. Segue la palla Kohler. Okocha mette la freccia, sorpassa, ma poi rinviene bene Kohler col mestiere. Bel pallone in mezzo, Weber, il tiro, Peruzzi e il pallone in rete. Ed è stato il gol segnato da Furtok sulla corta respinta di Peruzzi. Quindi pareggio di Furtok esattamente al 28esimo del secondo tempo. Qui c'è stato un bellissimo passaggio, devo dire, del nigeriano Okocha al numero 3, mi pare, no? E qui Di Livio dov'era? No, dico così perché era la mia speranza per... bloccare il numero 3. Infatti vedete i tedeschi che insistono ancora. Okocha, colpo di tacco, Weber affrontato da Livio, resiste Weber. Okocha, tre uomini su di lui, sempre Okocha, è stato veramente molto bravo, dobbiamo dire, questo giocatore, a tratti anche entusiasmante quando non è stato fine a se stesso e ha cercato la fiondata verso la porta. Qualche Maier, libero Okocha, il pubblico che reclama a gran voce, proprio palloni per Okocha. Il tiro e si allunga Peruzzi, molto insidioso perché Peruzzi era coperto. L'attenzione a questo giocatore è che può creare dei problemi alla difesa, è imprevedibile e quindi può, dai suoi piedi possono nascere situazioni di pericolo. Intanto si ricomincia da questa rimessa di Torricelli, vedete il primo piano per Okocha e l'altra rimessa ancora per la formazione bianca.